liceo classico per Rota di Termoli continua a tenere alto il suo nome nel panorama nazionale ed internazionale della cultura. Anche quest'anno, in collaborazione con il Rotary Club e l'Archeo Club, con il patrocinio della Regione Molise, del Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Ambasciata di Grecia a Roma, torna la nona edizione della gara internazionale di greco antico intitolata Gennaro per Rota. Il tutto si svolgerà dal 27 al 30 marzo. Questa mattina è la conferenza di presentazione aperta dal preside Francese. A partecipare saranno tutte le regioni italiane tranne quelle a statuto speciale. Mancanza importante quest'anno è quella della Sicilia, presenti licei di grande tradizione che ci cimenteranno in una prova di greco antico. Saranno giorni che andranno ad aggiungersi alla storia di questo glorioso liceo che sono onorato di presiedere, ha commentato così il preside Francese. A prendere parole e spiegare il tutto è stato anche il professor Fiorilli. Come gli altri anni ci sarà una prova impegnativa che verterà sulla tradizione di un brano sorteggiato. È una prova che non può essere improvvisata, ha affermato, e implica uno studio a monte. Sarà una traduzione dal greco di Sofocle. Il programma prevede per la sera del 28 marzo alle 21 presso la sala di Santa Maria degli Angeli la rappresentazione teatrale dell'opera Che cos'è un bacio? Il ricavato andrà in beneficenza dall'associazione che si occupa della sindrome di Ondine. Il 29 alle 21 presso l'aula magna del liceo classico si terrà l'evento Poesia e musica dai lirici greci tradotti da Gennaro Perrotta ai poeti contemporanei. Il 30 invece avverrà la consegna degli attestati di partecipazione, la proclamazione dei vincitori e l'assegnazione dei premi e dell'Oscar Sofoclei 2014. A chiudere la conferenza stampa in ultimo l'ex preside Antonio Mucciaccio. L'augurio è che questa grandissima manifestazione possa avere lunga vita fino a quando in questa scuola avremo dei presidi con i fiocchi e fino a quando i rotariani ci sosterranno. Salgono a 11 lavoratori delle pompe funebri in nero complessivamente individuati nelle ultime settimane dalla tenenza di Larino. Lo scorso febbraio ne erano stati infatti individuati 5 colti all'opera tra l'area frentana ed il Basso Molise. Altri 6 sono stati scoperti nei giorni scorsi nella medesima area e sempre dallo stesso reparto, all'esito di mirate attività di intelligence e controllo economico del territorio nell'intera circoscrizione di competenza operativa. Quasi tutti, poco più che ventenni all'atto dell'intervento dei finanzieri, erano in abiti da lavoro ed operavano alle dipendenze di 2 imprese di pompe funebri della provincia, i cui responsabili non sono stati in grado di esibire alcuna documentazione in materia di lavoro relativa al personale in quel momento impiegato. I militari hanno quindi raccolto le necessarie dichiarazioni finalizzate a ricostruire tutti i profili irregolari delle posizioni lavorative. Il mosaico investigativo tempestivamente ricostruito dai militari ha altresì consentito di focalizzare ulteriori aspetti oggetto di possibili approfondimenti in materia tributaria. We'll be right back.